Una giornata storica per Cava dei Tirreni. Stamane infatti è stato inaugurato il sottovia veicolare, un'opera che finalmente viene ultimata e consegnata alla città dopo decenni di attesa e che permette di snellire il traffico nel tratto che va dalla località Tengana a Corso Principe Amedeo. Al taglio del nastro, oltre al sindaco Vincenzo Servalli, era presente anche il governatore della regione Campania Vincenzo De Luca, al quale il primo cittadino metelliano ha strappato la promessa di un impegno concreto da parte di Palazzo Santa Lucia affinché venga finanziata anche la prosecuzione dell'opera, almeno fino a dopo la stazione ferroviaria, per far sì che divenga a tutti gli effetti un'alternativa all'ex strada statale 18. Diciamo che è una giornata straordinaria per Cava, ma credo anche per la mobilità di tutta la regione. Qui decongestioniamo un asse viario, la vecchia statale 18, che davvero decisivo per i collegamenti fra la Crosanna e Sinocerino e la fascia costiera. Il sindaco ovviamente ha posto il problema del completamento dell'opera, ne stavamo parlando in questo momento, il completamento del trencerone intanto fino alla stazione ferroviaria è un ulteriore investimento di 15 milioni di euro che la regione si è impegnata a coprire totalmente. Credo che l'opera meriti di essere completata. Credo che Cava meriti un'attenzione straordinaria. Già Cava ha usufruito di 16 milioni di euro nei progetti PIX, progetti di riqualificazione urbana che l'amministrazione utilizzerà per recuperare alcuni immobili anche storici. Abbiamo dato una mano anche per ristrutturare lo stadio Lamberti nell'ambito delle Universiadi. Oggi assumiamo l'impegno a completare quest'opera con un altro investimento rilevante, perché merita Cava. Merita l'amministrazione che dimostra capacità operativa e perché è un'opera utile oltre Cava per la mobilità di tutta la regione. Una grande emozione che penso sia condivisa dalla stragrande maggioranza dei cittadini cavesi. Da un lato la dimostrazione di quanto è difficile fare opere pubbliche in Italia e nel nostro paese, che diventa per gli amministratori locali un vero e proprio calvario fare un'opera pubblica. E per altro verso la soddisfazione di aver realizzato un'intuizione di 40 anni fa del professore Abro, che si pose il problema dell'attraversamento della città di Cava dei Tirreni a prescindere dall'allora statale 18, oggi Corso Principe Amedeo. Quella intuizione e quella esigenza nel corso degli anni è diventata sempre più attuale. Noi dobbiamo snellire il traffico della statale 18, ex statale 18, per un miglioramento della qualità dell'aria, dell'ambiente che respiriamo, soprattutto per il versante, le case, le abitazioni che insistono, si affacciano sulla statale 18, ma per la nostra città più in generale, e snellire anche il traffico con una ulteriore alternativa. Per cui già oggi chi deve andare a Salerno si può innestare qui nella galleria, arriva direttamente alla Tengana ed è un grande sollievo, e viceversa. Ovviamente l'obiettivo principale di questa mattina, oltre che celebrare questa festa, era di rappresentare al Presidente De Luca la necessità di continuare quest'opera, di andare oltre la stazione ferroviaria, collegarsi nell'area Metropark, in modo che dalla Tengana fino al ponte di Pregiato abbiamo un'unica strada alternativa. Questo sarebbe un grande sollievo per Cava dei Tirreni e sono felice che il Presidente ha assunto questo impegno. Ora tocca a noi rapidamente fare tutto quello che dobbiamo fare per non metterci 30 anni o 40 anni, ma in 2 o 3 anni realizzare questa opera decisiva per la città di Cava dei Tirreni.